Olá, queridos irmãos e irmãs, estamos em mais Ciao, uma cari fratelli, care sorelle, siamo qui per un'altra settimana dell'Alimento Quotidiano. Siamo nella settimana 3 del secondo libro della serie Cristo, il centro connettore dell'opera di Dio. E questo secondo libro ha come titolo La riconnessione dell'uomo con Dio. E questo messaggio di questa settimana parla della degradazione e la ristorazione della Chiesa. Questo messaggio è molto importante, molto prezioso, e noi vediamo nella storia della Chiesa che la Chiesa si è degradata quando ha perso, quando lasciò da parte la parola profetica, perdendola nel suo quotidiano, e così entrò la degradazione sempre di più. E il restauro della Chiesa, le ristorazioni, iniziò. E quando la Chiesa ritornò alla parola profetica, questo rientrò fra il suo popolo, il Signore è potuto pure tornare a ristaurare la sua Chiesa. Per questo è molto importante lunedì, martedì, scusi, martedì e mercoledì. Già completando la settimana scorsa, settimana 1 e 2 dell'Alimento Quotidiano, questa parola di lunedì, martedì e più, ci fanno vedere più chiaramente di quanto è importante che abbiamo coscienza, avere chiarezza con riguardo a questo, alla parola profetica. Come abbiamo visto molte volte, questo testo si trova in prima, seconda lettera di Pietro 1,19. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda: farete bene a prestarle attenzione come una lampada splendente in luogo oscuro, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Cos'è la parola profetica? È una parola di direzione, una parola che è come una candela, una luce, che ci mostra la via che dobbiamo seguire in mezzo alle tenebre. La parola profetica ci indica ciò che dobbiamo seguire fino a che la stella del mattino, la stella mattutina sorga nel nostro cuore, cioè la venuta del Signore. Lui verrà, fratelli, nella sua seconda venuta, e porterà il giorno. Noi siamo in queste dense tenebre, però il Signore ci sta risvegliando, e la notte va alta, perché il Signore sta tornando, quando Lui tornerà, lascerà la stella del mattutino nel nostro cuore, cioè la parola che ci conduce fino al momento della venuta del Signore. La parola profetica è la voce del Signore che ci dà la direzione. Senza di questa, che senza dubbio è basata sulla Chiesa, questa parola è basata sulla Bibbia, che è il fondamento della fede cristiana. Tutti i suoi fondamenti sono nella Bibbia, e la parola profetica viene dalle Scritture, dalla Bibbia. Però, come così, Signore Gesù, in Giovanni 5,39 e 40, lui ha detto: esaminate le scritture, giudicando di avere le parole, ma non venite a me per avere vita. La Bibbia, la scrittura parla di Gesù, ma non andiamo lì per avere vita. Il Signore aveva la parola profetica, la parola che dava vita. È necessario avere rivelazione delle scritture, però soltanto avere la lettera nera nella carta bianca non basta. È necessario avere la rivelazione che, quando è trasmessa alla Chiesa, dà la guida, la direzione a tutti i fratelli. Luca parla dei discepoli, dopo di che il Signore è morto e risorto, loro erano
loro erano persi, scendevano da Gerusalemme, e il Signore li trovò in mezzo alla via, cammino, e parlava con il Signore Gesù. E dopo che il Signore si rivelò a loro, le apparve, nel versetto 32 dice: ed essi dissero l'uno all'altro: non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentre ci parlava per la via e ci spiegava le scritture? Guarda, loro già avevano la parola di Dio, le scritture, ma quando questa parola di Dio è esposta, è trasmessa come una direzione, allora il Signore Gesù era questo canale di Dio sulla terra per trasmettere la parola profetica. Quando questa parola profetica è trasmessa mediante il canale di Dio, c'è edificazione. Quando il Signore parla la sua parola profetica, sai che è Lui che sta parlando. Sai che è il Signore che sta parlando. Più avanti, in questa settimana del Lamento Quotidiano, parla del Giovanni 10, parla della voce del Signore. Parla che le pecore riconoscono la voce del pastore. Questa parola profetica è la voce del Signore. Le sue pecore riconoscono la sua voce, il suo gregge riconosce. E noi riconosciamo che la parola profetica è la voce del Signore che dà direzione alle chiese. E in Isaia 55 c'è un testo molto prezioso che ci fa vedere che la parola che esce dalla bocca del Signore è molto speciale, 55, versetto 8. Infatti, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, nelle vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Noi non possiamo pensare che il modo con che Dio agisce è secondo il mio modo di pensare, il mio modo di vedere le cose. Le vie del Signore sono più alte delle nostre vie, i suoi pensieri più alti dei nostri. Il modo con che lui agisce è più alto del nostro. Non dubitiamo del Signore di ciò che lui sta facendo, questo è un principio che dobbiamo avere, preservare nel nostro cuore. E continua: come i cieli sono alti e al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie, i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Guardate il versetto 10: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano, senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare, così è la parola mia uscita dalla mia bocca, se non torna a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che io voglio, condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Allora la parola che esce dalla bocca di Dio è la parola profetica. Non è soltanto una parola di conoscenza biblica, non è soltanto una parola lettera nera nella carta bianca nella Bibbia, ma la parola che Dio invia alla sua Chiesa con un proposito determinato. Qui dice che adempirà, aver compiuto ciò che la voglio. Cioè, adempisce un proposito quando Dio invia la sua parola, che esce dalla sua bocca, questa nel tempo certo, nel momento certo, nel momento giusto, per una necessità specifica, farà adempiere a qualcosa. È questa parola con la pioggia che annaffia la terra non torna al cielo senza aver prodotto qualcosa. La parola profetica non soltanto ci fa ammirare con un buon insegnamento, una buona filosofia, una poesia, qualcosa, una bella storia. Così parla l'Alimento Quotidiano, si può ammirare, si può guardare quanto è bello, ma però è fine, basta, non è successo niente. Ma la parola profetica è una parola che produce frutto, una parola che dà frutto a ciò che mangia, a colui che mangia. È una parola che fa sorgere, che fa nascere, germogliare, finché dia semi nel seminatore e pane da mangiare, produce una cosa pratica, concreta. Grazie a Dio, questa accade nel momento giusto, affinché la terra possa produrre. Questo si trova in Gioele capitolo 2, parla di questo, che
Fala, né? Não dal jamais, ou até 21 exija que alegra-te, porque o Senhor faz e 2:21. não temais, animais do campo, porque os Non pastori temere, o reverdecerão terra del paese, gioisci, rallegrati perché il Signore ha fatto cose grandi. Non temete, animali selvatici, perché i pascoli del deserto li rinverdiscono, perché gli alberi portano il loro frutto, i figli vostri producono abbondantemente. Voi, vostri figli di Sion, gioite, rallegratevi nel Signore vostro Dio, perché vi darà la pioggia d'autunno in giusta misura. Questa pioggia cade in momento giusto. Troppa pioggia non fa produrre la terra, muore, la fa morire la terra, o di più o di meno. La pioggia non basta, ma la misura giusta, nel momento giusto, dà a condizione specifica, il bisogno specifico della Chiesa, e produce qualcosa nella Chiesa nel momento in cui lo Spirito Santo ha bisogno. Per questo è molto importante che diamo attenzione alla parola profetica. Per questo, la salvezza che il Signore desidera operare nella Chiesa in questo tempo finale dipende da che se diamo valore alla parola profetica. Il Signore sta parando la sua parola profetica nella Chiesa e dobbiamo dare il dovuto valore. Quindi questa parola è la parola che il Signore parla mediante i suoi apostoli. La parola profetica non è una semplice parola, la parola della Bibbia, delle Scritture. Sì, è basata sulla parola di Dio, è basata sulle Scritture, la Bibbia, ma è la parola istantanea di Dio. Istantanea è la parola rema, la parola che Dio parla applicata al bisogno necessario. È bisogno di un tempo specifico. Nel 2023 Dio vuole fare qualcosa, c'è qualcosa nel suo cuore, lui vuole produrre qualcosa nella sua chiesa in questo anno. E per questo lui trasmette la parola profetica alla chiesa mediante gli apostoli affinché lui possa eseguire la sua volontà. Il Signore ci ha dato l'apostolo, i profeti, la parola profetica affinché la Chiesa sia edificata, il Signore faccia la sua volontà. Non manca la pioggia cade al momento giusto. Grazie, sia nato il Signore. E iniziamo a vedere allora la caduta, della degradazione della Chiesa del primo secolo. Il Signore usò l'apostolo Paolo, Pietro, per parlare la parola profetica. Il Signore Gesù è stato il primo a portare la parola spontanea di Dio, e più tardi il Signore iniziò a usare Pietro a Gerusalemme con la Chiesa, e lui si alzò nel giorno di Pentecosti per trasmettere la parola profetica. Più tardi il Signore usò Paolo completò la parola di Dio, tutta la rivelazione del Nuovo Testamento, e portò tante rivelazioni della parola di Dio. La parola profetica fu abbondante nel tempo di Paolo, nel tempo di Pietro e più tardi nel tempo di Giovanni. Le chiese sono state supplite e condotte, però, fratelli, la trappola, l'audacia di Satana è sempre mettere, la strategia di Satana è sempre mettere dubbio nel cuore dell'uomo. Lui ha fatto questo nel giardino dell'Eden, nell'Eden. Cosa ha fatto il serpente? Ingannando Eva. Come? Mettendo dubbio nella domanda nella parola di Dio. Così ha detto Dio: non potete mangiare di tutto l'albero che c'è nel giardino? È così che Dio ha detto quando Eva iniziò a fare degli argomenti con un serpente. Eva iniziò a dubitare della parola di Dio. In verità, Dio sa che nel giorno in cui mangerai sarai uguale a Lui, conoscendo di ogni cosa, sarai uguale a Dio. Non avrai più bisogno di Dio, non dipendere da Dio, da niente. Sarai uguale a Lui, saprai ciò che è buono, che è certo, che è necessario. Non avrai bisogno più da Dio.
Questo serpente ha messo un dubbio nella parola di Dio, dubbio nella parola di Dio, lo fa essere sconnesso dalla parola di Dio. E il peccato, la disobbedienza entrò, lui mangiò dell'albero della conoscenza del bene e del male. Eva ha fatto questo perché? Perché ha avuto la sua mente corrotta. Seconda Corinzi 2, 12, 3 parla che la mente di Eva fu corrotta. Ciò è stato fatto da Satana usando un argomento per portare Eva e il suo pensiero, il suo ragionamento a domandare ciò che parla Dio. E questo è ciò che Satana fa fino ad oggi. Vuole distrarre l'uomo dalla parola di Dio. La parola di Dio è la parola che esce dalla bocca di Dio, la parola che porta direzione alla Chiesa, allora che fare? Distrarre la Chiesa dalla parola che Dio sta parlando. È la parola che esce dalla bocca di Dio che realizzerà ciò che Dio ha voluto, ciò che deve adempiere. È la parola di Dio che esce dalla bocca di Dio che fa la sua opera. Se Satana può distrarre la Chiesa da questa parola, se Satana sostituisce questa parola per un altro insegnamento, anche se buono, anche se biblico, se non è la rivelazione delle scritture che Dio vuole dare per la Chiesa in questo momento, se non è la parola che esce dalla bocca di Dio, la parola profetica, se non è la voce del Signore per noi, fratelli, noi non potremo fare la volontà di Dio, questa non verrà fatta, saremo scollegati dalla parola di Dio, Dio non potrà fare la sua parola in questo momento. Questa è la trappola di Satana in questo momento. Non cadiamo nel suo inganno, perché una volta caduti nel suo inganno, siamo sconnessi dalla parola di Dio, se dobitiamo, smettiamo di ricevere il supplemento della parola, le cose negative entrano nell'uomo e sempre si va più giù. Prima Giovanni, capitolo 3, vediamo proprio questo. Poiché questo è il messaggio che l'avete udito fin dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri. E 12 parla non come Caino, che era dal maligno, e lui era sotto il maligno, e uccise il proprio fratello. Perché lo uccise? Nel 14 dice: sappiamo che noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Quando noi crediamo nel Signore Gesù, quando hai ricevuto il Signore Gesù come vita, cosa è successo? Sei stato trasferito, come dice in Colossesi 1:13, siamo stati trasferiti dall'impero delle tenebre per il regno del Figlio del suo amore, dell'amore suo, per il regno del Padre, siamo stati trasferiti, cambiamo come siamo cambiati? Non cambiamo per cambiare comportamento, cambiamo quando crediamo nel Signore Gesù e questo cambio è un cambio di regno. Cristo ha dato la sua vita per noi. Quando crediamo in questa vita, questa entra dentro di noi. Amiamoci uni agli altri, quelli che sono nati da Dio, quelli che questa natura di Dio è in noi, questi che da questa natura ama. È una natura di altro regno, il regno delle tenebre. Porta a noi tutto ciò che è bugie, tutto ciò che è contro la realtà di Dio, contro ciò che è opposto alla verità di Dio. Sono le cose della menzogna, dell'inganno. Tutto ciò che porta a ciò che Caino, alla fine, come ha commesso, è influenzato da queste cose, ha ucciso suo fratello. In Romani 1 vediamo tante cose negative, queste cose che affettano tanto gli uomini, invidia, odio, attenzioni cattive, maledizenze, calunnie, irarsi contro Dio. 18 a 31 ci sono tante cose. Superbi, vanagloriosi, ingegnosi del male. Fake news, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza affetti naturali, spietati, tutto ciò sono le cose della carne, della menzogna e della vanità che entrano quanto non siamo connessi con la parola di Dio. Per questo
È molto importante essere Perché connessi. Quando la Chiesa ha perso questa connessione, le cose negative entrarono nella Chiesa. Quando la Chiesa ha perso la connessione con la parola profetica nella fine del primo secolo, nella fine del suo ministero, Paolo avverteva i propri colossesi contro gli insegnamenti della filosofia greca, contro l'influenza dei giudei che entravano già nella Chiesa. Paolo lasciò Timoteo in Efeso per avvertire quelli che insegnavano di modo diverso, perché insegnavano ciò che non era la parola profetica, ciò che l'Apostolo Paolo predicava, cose diverse da ciò che era l'insegnamento della verità, la verità del Vangelo. E il Signore, fratelli, ci sta dando una parola che ci dà direzione per la venuta del Signore, una parola specifica che produrrà il figlio maschio, il vincitore. Questa parola profetica sta producendo il vincitore, il Signore è questo valente di guerra, e non è soltanto colui che verrà nella seconda venuta. Nella prima venuta lui è venuto come salvatore del mondo, nella seconda lui verrà per giudicare questo mondo, come valente di guerra per alzarsi contro i regni di questo mondo per mettere ordine su questa terra. Per questo il Signore sta dando una parola alle chiese oggi che ha a che fare con questa necessità. Se non riceviamo questa parola, non ci prepariamo per ciò che il Signore vuole che la chiesa sia preparata. Per questo, come letto in Apocalisse 3, che sono i versetti di questo messaggio, ci fanno vedere la storia della Chiesa, la degradazione della Chiesa, l'inizio della restaurazione della Chiesa. In questi due capitoli, in tutte le lettere alle Chiese, gli dice che può udire e ascolta ciò che lo Spirito dice alle Chiese, che orecchia ascolta ciò che lo Spirito dice alle Chiese. In questo tempo lo Spirito sta parlando la parola profetica alle chiese per preparare la sua chiesa e noi dobbiamo valutarla, amare con amore e con riverenza, immergere in questa parola affinché questa entri dentro di noi e diventi la direzione per la nostra vita, per la chiesa, nella nostra città, affinché viviamo questa quando il Signore tornerà. E già nel giovedì abbiamo visto, già ho menzionato prima, Giovanni 10, questa parola come la voce del Signore, e il Signore è questo buon pastore che entra per la porta, questo buon pastore, il pastore del gregge, che lui non è ladro, ladro viene soltanto per rubare, lui non entra per la porta. Giovanni 10, 10 parla che il ladro non viene se non perturbare, ammazzare e distruggere. Questa parola ladro è usata per i falsi maestri, quelli che parlano per interesse proprio, per promuoversi a se stessi. Parlano con l'interesse di promuovere la sua propria persona, interesse proprio di essere popolare, di guadagnare onore degli uomini. Fratelli, la parola profetica parlata dal proprio Signore Gesù esce dalla sua bocca, la sua voce è riconosciuta dai pecori. Fratelli, riconoscete la parola del Signore nel tuo spirito, puoi riconoscere la voce del Signore. Alleluia. Siamo le sue pecore, riconosciamo la sua voce e le seguiamo. E questa parola fa con che la nostra anima sia rimpiuta della realtà di Dio, perché la disconnessione che fu fatta, realizzata lì, in quella trappola del serpente a Eva e l'uomo caduto, quella disconnessione è la disconnessione della parola profetica che la Chiesa ebbe all'inizio del secolo 1. Può essere diversa, disfatta, quando siamo nello Spirito, ricevendo la sua voce, seguendo la sua parola profetica, sia nell'individuale o collettivo, riceviamo ciò che Dio sta trasmettendo dentro di noi, la sua realtà dentro di noi, la nostra anima viene rimpiuta, così come in Efesini 3, 17, parla che Cristo sta abitando nel nostro cuore, 4, 22, parla che
Siamo questo nuovo uomo criato secondo Dio. 4:24 parla che nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Questo viene dalla parola profetica che può essere instaurata quando torna la sua attenzione alla parola profetica. Dal venerdì alla domenica abbiamo visto la degradazione e la restaurazione della Chiesa. La distrazione della parola profetica iniziò già nel tempo di Paolo, quando Paolo ha scritto queste lettere agli santi ad Efeso e la Chiesa a Colosso. Tutte queste lettere erano per portare la Chiesa a tornare alla verità del Vangelo, a tornare alla Chiesa, a tornare alla parola profetica, a ciò che Paolo stava parlando, a ciò che Paolo, il Signore parlava mediante Paolo. Tutta questa degradazione ha fatto con che Paolo avesse tanto incarico di portare Timoteo ad aiutare le chiese, perché Timoteo era cooperatore di Paolo. Ma guarda che triste, nel finale del ministero di Paolo, Paolo dice che tutti lo abbandonarono, tutti dell'Asia lo abbandonarono, Filo e Ermogeni, tutti questi abbandonarono Paolo, erano i suoi cooperatori, abbandonarono, ma c'era uno, Timoteo, era complice di Paolo. Timoteo era cooperatore che aveva tutta la fiducia di Paolo, perché conosceva il cuore di Paolo, era un complice, complicità. Colossesi 2:19 è stato già menzionato nel libro precedente di questo alimento quotidiano. Ma Timoteo è questo che è uno con Paolo. Paolo non aveva nessuno che aveva lo stesso sentimento che lui per inviare i Colossesi, ai Filippesi, scusi. Lui voleva inviare Timoteo perché sapeva che Timoteo aveva lo stesso cuore che lui, respirava lo stesso aereo. Che tutti noi siamo così, fratelli, con l'Apostolo oggi. Siamo così uno con la parola profetica. Non usiamo dei nostri concetti, il nostro modo di pensare. Non pensiamo che le nostre vie siano più giuste di quelle del Signore. Non pensiamo che i nostri pensieri siano più alti di quelli del Signore. Se Dio ci sta inviando la sua parola profetica mediante il suo Apostolo, crediamo in questa parola, siamo come i tessalonicesi che con semplicità e con purezza ubbidirono la parola, credettero nella parola, non come parola di uomini, ma come veramente era la parola di Dio, perché crederono e questa parola operò in loro. Per questo, fratelli, è molto importante che alla misura che la Chiesa si sviò dalla parola profetica nella finale del secolo primo, nel secolo secondo, già non c'era la parola profetica, che alcuni lì iniziarono a guidare la Chiesa, a prendere cura di questo, ma non aveva uno che parlasse la parola profetica, non c'era uno che la guardava la custodiva della confusione, perché i vescovi, quando parla di vescovo, di anziano, si parla della stessa persona. L'anziano è la persona più, ha più maturità, più esperienza, e quando parla di vescovo parla della sua funzione. La funzione di un vescovo è supervisionare la Chiesa, ma parla della stessa persona. Ma come sono stati rimasti lontani dalla parola profetica degli apostoli, non avendo qualcuno che dasse la guida, le erarchie sorgite nella Chiesa, e si iniziò questo insegnamento ierarchico in cui i vescovi erano diversi dagli anziani, c'erano erarchie fra di loro. Loro iniziarono avere questa distinzione, generando la disputa per il potere e la gradazione entrò. Cioè, questo che entrò in Proverbi 29:18, nella versione King James parla, nella riveduta parla: un popolo che non riceve la rivelazione del Signore, la parola profetica è la parola del Signore,
La scrittura, questa parola profetica, la rivelazione che il Signore vuole dare alla sua Chiesa oggi, è un popolo che non riceve la rivelazione del Signore, nazione senza ordine, una nazione che perde la direzione, la guida, ognuno fa ciò che vuole, ognuno ha la sua direzione. Se il popolo non ha rivelazione, è senza freno, ma beato colui che osserva la legge. Questo è il Levitico 94. Alleluia. Noi siamo qui per osservare la parola di Dio. La parola di Dio è la parola che esce dalla sua bocca, la parola profetica, e Dio ha stabilito chi per parlare questa parola profetica. Sono gli apostoli. Gli apostoli hanno questa autorità. In 1 Corinzi 12, 8 parla che Dio ha stabilito in primo luogo posto, 27, parla che tutti noi siamo individuali membri di questo corpo, e fra questi membri del corpo di Cristo Dio ha stabilito nella Chiesa anzitutto gli apostoli. Perché? Perché Dio vuole mettere tutte le cose sotto il capo di Cristo. Dio è un Dio di ordine, che vuole che il suo popolo possa camminare in una direzione con ordine. Per questo ha messo prima anzitutto gli apostoli sulla Chiesa, erano l'autorità. In primo luogo, per condurre la Chiesa verso l'autorità affinché questa possa essere edificata. Dio ha dato questa autorità agli apostoli affinché la Chiesa, l'edificazione succeda. E la parola profetica porta ordine al popolo di Dio, direzione, e fa con che il popolo di Dio possa andare avanti, come in Numeri 9, parla qui pure nel sabato, nell'elemento quotidiano, che è in Numeri 9, che tutte le tribù Israele erano del deserto, ma come Dio conduceva il popolo mediante la bocca di Mosè. L'ordine di Mosè veniva mediante il Mosè, veniva mediante la sua bocca. Mosè era la bocca del Signore. Alleluia. Dio parla la sua parola, ma non parla aprendo le porte del cielo e parlando a tutti. Dio usa un uomo, usa gli apostoli. E nella Chiesa, nel Nuovo Testamento, è così pure. Dio sta usando oggi il suo apostolo per parlare con la sua Chiesa e con noi oggi, la parola che conduce il suo popolo, su ogni tribù facesse la sua propria direzione. Se avesse la sua propria parola, allora se non fosse la voce di Mosè, sarebbe confusione, e il popolo non potrebbe mai arrivare nella terra promessa. Nella Chiesa abbiamo bisogno della parola di Dio, della bocca di Dio, così tutti noi arriveremo alla buona terra, nel regno. Questa è la via per arrivare alla buona terra di Canaan, nel regno. Questa è meravigliosa, è così che Dio fa, così che Dio agisce. Dio separò Paolo e Barnabas per l'opera che li aveva chiamato. Separò loro come apostoli per parlare la parola di Dio. Paolo ricevette questo incarico di Dio, questa incombenza. Ciò che Dio vuole fare con noi è ristorare quest'ordine nella Chiesa. Dobbiamo vedere che Dio ha una parola che è parlata mediante gli apostoli. In Matteo 23, che nella sedia di Mosè si sedettero degli scribi dei farisei. Quando questo succede, sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi dei farisei, e la Chiesa lascia di, quando succede questo sulla Chiesa, non diamo ascolto alla parola degli apostoli, e i maestri iniziano a guidare la Chiesa e non dando la direzione. 1 Corinzi 12 parla che Dio ha posto in primo luogo degli apostoli. Questo il Signore ci ha dato per preservare l'ordine nella Chiesa. E alla fine, per avere perduto la parola profetica, la Chiesa si è degradata sempre di più, essendo perseguitata, e non soltanto perseguitata, ma il proprio sistema religioso di gerarchia ha fatto con che molti santi fedeli fossero chiusi. Però, grazie a Dio, nella finale del fine del secolo 1, 18, nel secolo 18, nella Moravia, vediamo, già nella domenica, vediamo che il Signore iniziò a restaurare la sua Chiesa. E nella fine del secolo 18,
alcuni fratelli hanno visto che questo sistema del clero e dei non credi non era giusto nell'Inghilterra. Altri fratelli, gli Fratelli Uniti, hanno visto più questo in fondo, e più tardi le verità con riguardo alla Chiesa, la sua base, sono state restaurate, e piano piano la parola profetica fu restaurata. E quando diamo ascolto alla parola profetica, gli apostoli, il Signore iniziò a dare direzione alla Chiesa. Prima è venuto il fratello Cimani, dopo il fratello Lee, dopodiché è venuto il fratello Dong, quindi nel Sud America. E questa parola sta guidando i fratelli in una realtà di amore fraterno, portando fratelli a una realtà di Filadelfia, per essere le chiese che cooperano veramente con la volontà del Signore. Fratelli, tutto questo avviene mediante la restaurazione della parola profetica. Tutto questo avviene come la chiesa di Filadelfia, che ha poca forza, non ha molta forza, non ha capacità umana. Non sono costituiti da persone con molta capacità che possono fare tante cose, ma loro hanno due cose: custodiscono la sua parola, hanno visione con reverenza la parola profetica, con amore alla voce del Signore, e non rinnegano il nome del Signore. Invocano il nome del Signore, hanno la parola, hanno lo Spirito, sono restaurati come Chiesa Filadelfia. Questa realtà il Signore vuole restaurare nei nostri giorni. Il Signore sta usando tanti strumenti affinché il Signore possa tornare e la Chiesa venga edificata. Entriamo in questi messaggi, fratelli, in giorni di questa settimana, e meditiamo nella parola profetica, e il Signore piano piano ci condurrà finché la stella della mattina sia nata nel nostro cuore. Siamo quelli che danno valore alla parola profetica e praticano ciò che il Signore ci ha parlato. Lo Spirito dice alla Chiesa: Gesù è il Signore.